È un lavoro perfetto per un dottore. La centrale elettrica brillava nel buio. Era vicina, ma dovevo trovare il modo di arrivarci. Siamo quasi tutti professionisti esperti. Cinzia si stava facendo strada nel condotto ed era infuriata con lo scrittore. Quel giovane senza cervello prendeva rischi inutili e infrangeva le regole. Non capiva cosa ci fosse in gioco. Dai giorni terribili degli anni 70 lei non aveva mai vacillato, nonostante le difficoltà. Era stanca per aver protetto la città tutti quegli anni. Ora voleva solo riposare.
La storia che avevo scritto nel cottage si era realizzata. Toccato dalla presenza oscura, avevo scritto una storia dell'orrore, ma mancava ancora il finale. Il romanzo era incompiuto e l'ultima pagina era ancora infilata nella macchina da scrivere nello studio del cottage. Se fossi riuscito a tornarci, se avessi letto quella pagina, avrei potuto scrivere il mio finale e salvare Alice. Sognano di essere farfalle o farfalle che sognano di essere uomini? Questi dilemmi filosofici sono necessariamente astratti.
Riconobbi il logo raffigurato sull'insegna della centrale elettrica. L'avevo visto dappertutto nella zona, a indicare dei rifornimenti nascosti. Fermi dove siete! Signora Weaver! Cinzia! Sono un amico! Provalo! Conosce Zane! Thomas Zane! E lei è la signora della luce della canzone! Lei può aiutarmi! Era ora, giovanotto! È moltissimo tempo che aspetto il tuo arrivo! È nella stanza ben illuminata! Come, scusi? Ciò di cui hai bisogno per scacciare l'oscurità. La stanza ben illuminata è alla diga. L'ho costruita io per sicurezza. Mi aiuterà a trovare Alice? Mi riporterà al cottage? Bene, andiamo. Posso far tornare i miei amici con l'elicottero. Non andremo là fuori, mai di notte. È la regola numero uno. Hai infranto le regole, giovanotto, e guarda che fine abbiamo fatto. No, conosco una strada segreta illuminata, un vecchio condotto dell'acqua. Deve esserci un guasto al trasformatore. Sta assorbendo tutta l'energia di riserva. Il condotto rimarrà al buio. Bisogna staccare la corrente al trasformatore. Vuole che ci pensi io, non è vero? Giovanotto, sei tu quello a cui piace infrangere le regole. Non posso uscire al buio. L'interruttore di spegnimento è fuori. Weaver mi aveva mandato a staccare la corrente al trasformatore. Volevo fare il lavoro sporco per lei, perché mi aiutasse. Sperai che la Weaver fosse affidabile. Io ero entrato in quel folle mondo da poco più di una settimana. Lei ci aveva vissuto per decenni. Potevo vedere l'interruttore che staccava la corrente al trasformatore. Dovevo trovare il modo di arrivarci. Avrei potuto azionare le chiuse per arrivare all'interruttore di spegnimento. Thank you.
questa roba. L'area del trasformatore si fece buia. Ora, la Weaver avrebbe potuto utilizzare il condotto. Questa parte, giovanotto, seguimi. Il condotto adesso è vuoto, possiamo andare. Di qua, dobbiamo andare. Li conoscevo entrambi. Tom e Barbara. Avevo una tale cotta per lui. Un uomo così bello. Ero gelosa. Una parte di me forse fu un po' contenta quando lei ebbe quell'incidente. E poi Tom iniziò a scrivere e risvegliò l'oscurità. Cercò di riportarla indietro, ma non è possibile. Quel genere di cose ha un prezzo. Inizio a rendermene conto. Se è così, giovanotto, forse sei più sveglio di quanto fosse Tom. La strega sembrava lei, ma non lo era. Barbara era dolce. Lui non lo capì finché non fu troppo tardi. Cercò di rimediare, cancellando lei, se stesso, tutto ciò che aveva scritto. Era così famoso. E poi non se ne seppe più nulla. Oh, Tom. Lasciò solo una cosa affidandola a me, in caso fosse successo di nuovo, per sicurezza. Si fidava di me, o forse mi ha usata. Tom sapeva ciò che provavo. Sapeva che non avrei rifiutato. Ho costruito la stanza ben illuminata e ce l'ho messa. Mi stava aspettando. Siamo personaggi intrappolati nella tua storia. E se l'oscurità non viene fermata, nessuno di noi sopravvivrà. Lei piegherà la storia ai suoi scopi oscuri. Come sa tutto questo? Tom, l'ha scritto lui così. Mi parla ancora, sai, in televisione, dall'aldilà, da sotto. Siamo stati entrambi toccati dall'oscurità, giovanotto. Lui ci ha salvati con la luce, ma l'oscurità ti resta dentro. Lascia una macchia. E
Il condotto ci porterà direttamente alla stanza ben illuminata. Ok, devo chiamare i miei amici, dir loro dove andiamo. Pronto! Al! Barry, stiamo andando alla diga in un condotto, troviamoci là. Ok, lo dico a Sara. È Sara ora, eh? No! Per l'amor del... Barry! Barry! Dobbiamo andare a vedere se stanno bene. Probabilmente sono morti. Devi raggiungere la stanza ben illuminata. Non è il momento di fare lo stupido egoista. È il mio miglior amico. Allora fai lo stupido. Userò il condotto. Ci vediamo alla diga se ci arrivi. Almeno non dovevo preoccuparmi per lei. Sapeva come stare al sicuro.